L'idea nasce essenzialmente dal fatto che Terna in questi ultimi anni deve affrontare delle sfide totalmente nuove per la sua storia, perché diciamo, la decarbonizzazione porta a un aumento forte della generazione rinnovabile, che è una risorsa molto più difficilmente gestibile da chi deve gestire il sistema la rete elettrica nazionale. E quindi ovviamente, come al solito, per fronteggiare questa sfida, tendenzialmente finora si sono costruite infrastrutture, reti elettriche. In realtà abbiamo scoperto che un utilizzo molto importante di queste cose è quella tramite la gestione di interventi capital light, quindi l'utilizzo delle tecnologie ci può aiutare tantissimo sicuramente nel fronteggiare queste sfide. Perché? Perché abbiamo bisogno appunto di sistemi sofisticati in grado di anticipare gli investimenti. Immaginatevi la creazione di una linea, una cosa che impiega circa 10 anni e con investimenti molto importanti. Noi con interventi che fanno grosso uso della tecnologia siamo in grado di anticipare i benefici che portano questi interventi strutturali, e quindi abbiamo bisogno di competenze che finora non erano neanche state ancora create. Quindi per questo l'idea del Tyrrhenian Lab, cioè del coinvolgimento della partnership università, nasce proprio dal fatto che non abbiamo bisogno di competenze che ad oggi non sono ancora ben individuate, e quindi l'idea era proprio di crearle, attingere a un bacino di ragazzi che abbiano un grosso potenziale, e insieme all'università, poi vedrete che il master sarà fatto con docenti congiunti sia del mondo accademico che del mondo di Terna, proprio per creare questo tipo di competenze che finora di fatto non sono neanche disponibili sul mercato.